Ciao, come va? Bene, tu? Bene. Partiamo? Vai, cosa dobbiamo dire? Ma che ne so. Stefania Rocca al Festival del Cinema, è un piacere vederti, sempre bellissima. Ma grazie. Questo terzo anno di festival, cosa ne pensi? Cosa sta portando a Roma questo festival? A Roma e l'Italia? È fantastico, io adoro queste domande all'inizio del festival, quando il festival ancora non è iniziato e cosa ha portato, non lo possiamo ancora dire. Vabbè, le due edizioni precedenti. No, certo, hai ragione. Ma guarda, secondo me è il momento in cui si festeggia il festival e si dà la possibilità al cinema italiano di essere visto. È sempre un vantaggio per noi che facciamo cinema, per la gente che ha la possibilità di vederlo e magari anche di festeggiare insieme a noi, insomma l'idea di festeggiare il cinema italiano già è positivo. Senti, si dice che negli ultimi 20 anni il cinema italiano sia sceso parecchio, quali sono le strade per potersi rialzare in piedi? Ma guarda, secondo me il cinema italiano non è sceso parecchio, perché poi abbiamo dei film che vanno all'estero, vanno a Cannes, vengono anche ben considerati, quindi figurati, non sono così d'accordo. E comunque se è sceso in tutto il mondo, insomma anche in America negli ultimi anni non è che abbiamo visto questi grandi capolavori, togliene uno, due o tre, così come ne togli uno, due o tre in Italia, quindi considerato che loro hanno anche molte più possibilità, voglio dire, se andiamo sulla bilancia e facciamo un'equazione, non è che siamo messi così male, non ci buttiamo così giù. Senti, la crisi c'è per tutti. Noi di RB Casting ti auguriamo una splendida serata. Anche a voi, ciao. Anche a voi. Ciao. Ciao Stefano, buona serata. Ciao, grazie. Ciao. No, non l'ho mai incontrato. Ho incontrato tanti, ma non lui. Però sono contenta, mi piace molto come attore, poi insomma Actor Studio, io ci ho lavorato ad Actor Studio, ci ho studiato un anno, però lui non era ancora presidente dell'Actor Studio in quel periodo, quindi magari adesso lo incontro e parliamo anche dell'Actor Studio. Assolutamente, oggi tra l'altro ho fatto una lezione a Roma alla scuola di Francesca De Sabbio, quindi comunque... Ho sentito un po' sul TG sue idee, un attore diventa grande quando smette di recitare, sono d'accordo, anche un po' banale però, perché è una frase che abbiamo sentito dire mille volte, lo sappiamo tutti ormai, quindi poteva dire qualcos'altro un pochino più, no? Assolutamente interessante. Però è carina, magari però, non tutti lo sanno. È essenziale, giusto, è vero. È giusto. Senti, è giusto. Tu hai mai partecipato alla Festa del Cinema di Roma? Quest'anno sì, festival? Sì, anche l'anno scorso c'ero. Con un tuo film, no? No, l'anno scorso no, ero incinta, quindi non avevo nessun film, però ero venuta per vedere altri film. Bene, incinta sei tornata in grande forma, sei perfetta. Sì, nel frattempo mio figlio c'ha un anno. Giustamente. E ho finito di lavorare oggi. Oggi? Sì. A cosa? Dopo 8 mesi ho finito una serie televisiva che si chiama Tutti pazzi per amore, con Riccardo Milani, Emilio Sorpizzi, Neri Marco Re, ma c'è un bellissimo Carlotto Natoli, un bellissimo Piera degli Esposti, un bellissimo cast. Ma è cambiato qualcosa nella tua vita da quando sei diventata mamma nel lavoro, ovviamente a parte nella famiglia? No, non credo. Neanche in me stessa è cambiato nulla. Semplicemente magari adesso sono più attenta alle esigenze di mio figlio e prima invece ero magari più egocentrica. Beh. Adesso dividiamo io e lui, prima ce l'ho solo io. Al 50%. Io, lui e il suo papà, ovviamente. Don't stop dancing.